Anno del Signore 1573. Lotte tra le migliaia di feudi confinanti, guerre di successione, la maggior parte della gente doveva cavarsela da sola con la miseria del raccolto quotidiano, tra le tasse feudali al Signore e le decime al Vescovo. L'inverno registrò una memorabile rigidità e abbondanza di neve. 1,35 m, tanta si dice fosse la neve che gli stessi caudrinè di passaggio, gli artigiani che riparavano il pentolame da cucina, restarono bloccati in paese per molto tempo, condividendo gli stenti del contado. Volgendo così male le cose, il serenissimo marchese Giovanni Bartolomeo della Rovere, discendente dei papi savonesi Sisto IV e Giulio II, feudatario di Monastero Bormida, chiese ai calderai bloccati in paese la costruzione di un enorme paiolo di rame e mise a disposizione di tutti una gran quantità di farina di mais, cosicché potesse essere preparata in piazza una grande polenta distribuita agli affamati. Era il 1573. Il marchese permise ai contadini di sopravvivere a quel terribile inverno e creò il primo polentonissimo di Monastero Bormida, che rappresentò il senso più alto della socialità per 446 anni. Monastero Bormida, 932 abitanti, nessun contagio da Covid-19. Il piccolo paese dell'Astigiano è stato risparmiato dalla pandemia che ha sconvolto il mondo intero, ma non da un virus ben più sconcertante. Io, Pivella, ne ho assunta. Lei, la collega navigata, amante, amica intima del direttore. All'inizio ero incredula, ma sono bastate poche settimane per capire che lei lavora, pardon, fa finta di lavorare solo un'ora al martedì e un'ora al venerdì, casualmente, quando viene il responsabile. Giugno è lunedì, il giorno più pesante. Il mio collega di settore è andato in ferie e io sono rimasta sola con gli emocromi, il contaglobuli, il microscopio. La mia inesperienza è un esercito di provette rigorosamente in fila per 10 lì sul bancone. Faccio i conteggi: 54, 55. 56, 57, 58, no, 59, no. I conti non tornano, ne manca uno. Avrò saltato una provetta. Devo ricominciare tutto da capo. E questo vapore del cianuro del reagente mi sta facendo venire un mal di testa. E devo ancora guardare tutti i vetrini al microscopio. Mi sta venendo anche una nausea, non ce la faccio più. Ma qualcuno può darmi una mano? Nessuno, eh? Ma dove saranno finiti tutti? Dal corridoio sbuca lei, di ritorno dalla mensa, con un caffè in mano. E Luna, non vai a mangiare oggi? Come mai? Ma non lo vedi? Che sono nella merda, che sono sopraffatta dal lavoro e non c'è un cane che mi dia una mano. Oh, io sono 20 anni qui dentro, che sono sopraffatta dal lavoro.
ma non interessa a nessuno. Sono stata proprio brava. Quelle 10 gocce di cianuro non hanno alterato il gusto del caffè. Vita, ma io non ci posso credere. Eppure così, è andata proprio così. Ma tu pensavi che una persona, quella persona potesse fare una cosa del genere? No, no, guarda, non ci ho dormito tutta la notte. Bravissima persona. A questo punto, quando si arrabbia, è una bestia. Certo che se pensiamo che è lei che prepara sempre il caffè, dentro, abbiamo rischiato grosso. Sì. La terribile notizia ha creato uno sconcerto incredibile in tutto il paese, ma in modo particolare nella parrocchia, perché molte delle persone coinvolte in questi fatti così gravi erano impegnate a vario titolo nell'attività della parrocchia, chi nella cantoria, chi nel catechismo. Alcune avevano partecipato con assiduità e impegno ai campi estivi in montagna. E infatti sto anche valutando la possibilità in un eventuale processo che la parrocchia si costituisca parte civile per i danni d'immagine che ha subito proprio per queste cose che sono avvenute. Ma la scena prova ma tutta. Per fortuna il caffè in casa nostra lo beve solo lei. Stavamo pigiati come delle sardine e quell'uomo era un porco, puzzava, tutto gli puzzava, ma soprattutto le ascelle, le assicuro, era impossibile sopportarlo. E poi aveva il colletto della camicia nero e la nuca unta, mi guardava, una schifezza. Cambiai posto. Ebbene, lei non ci crederà, ma quell'individuo mi seguì e continuava a guardarmi. Aveva un odore diabolico. Mi pareva vedere come minuscoli insetti uscire dalla bocca. Forse lo spinsi troppo forte. Non vorranno dare la colpa a me se le ruote dell'autobus gli passarono sopra. No, non voglio farmi riconoscere per evitare situazioni familiari poco carine. Io conosco molto bene questa ragazza, era una brava persona, sicuramente l'ha trasformata il seguire programmi televisivi fuorvianti e manie di persecuzione. Sì, pensava che le ciliegie la rincorressero, io questo ricordo molto chiaro, una situazione di disagio immensa. Mi è sempre sembrata una signora per bene, a parte una volta che girava tutta con il cappello di volpe. Stavo leggendo il secondo atto. La scena tra Emilio e Fernanda è la migliore. Non c'è alcun dubbio su questo. Tutti quelli che conoscono il mio dramma sono d'accordo. E quel cretino si addormentava. Non ce la faceva proprio. Di colpo la zucca gli cadeva sul petto come un batacchio. All'improvviso riapriva gli occhi e faceva pure finta di seguire l'intreccio con grande interesse. Per poi cadere dal sonno crollando come un ciocco. Ma a quel punto... A quel punto...
Decisi di dargli una mano. Lo abbattei con un gran pugno. Come dissero, con certo Ercole fece con dei buoi. Mi venne da dentro una forza straordinaria. Sì, era una mia amica, veniva sempre a casa nostra, giocavamo insieme. Era sempre un po' strana così e... Comunque era brava. Una dichiarazione. Andate via, non vi rilascio interviste, andate via, via! Io non ci credo ancora adesso, perché mi sembra una cosa impossibile. Poi la gente, la televisione fa, dice quello che vuole. Io non l'ho vista, non ci credo. Non posso, io non so manco chi è. Non lo so signora, io non la conosco. Grazie, grazie. Se non dormo 8 ore, sono una donna finita e dovevo alzarmi alle 7. Erano le 2 e non se ne andavano, sprofondati nelle loro poltrone felici e beati. E Dio sa che non avevo potuto fare a meno di invitarli a cena. E parlavano e straparlavano a ruota libera a cascata, scambiandosi battute, confondendo i discorsi. D'un tratto a lei saltò in mente che, un po' più tardi, avremmo potuto farci una zuppa all'aglio. Io non ce la facevo più. Li avevo invitati a cena perché non potevo farne a meno. La buona educazione, innanzitutto. Erano arrivati, più o meno puntuali, intorno alle 9:30. Ed erano le 2 di notte e non davano il minimo segno di volersene andare. Io non riuscivo a staccare la mente dall'orologio, dato che non potevo guardarlo direttamente. La buona educazione innanzitutto. Se non dormo 8 ore, sono una donna finita e dovevo alzarmi alle 7. Inoltre, di quello che dicevano, non mi importava niente, un bel niente. Certo, avrei potuto comportarmi da villana e dir loro in qualche modo di andarsene, ma... non è nel mio stile. La buona educazione, innanzitutto, mia madre mi ha inculcato i migliori principi. Se non dormo 8 ore, sono una donna finita e dovevo alzarmi alle 7. Certo, avrei potuto fingere qualche sbadiglio, ma... non è nel mio stile. La buona educazione, innanzitutto. E lei qui, e lei qua, e questo qui, e quello là, il Gin Rom, il poker, gli scacchi, Ginger Roger, la Natarne, Dolores del Rio. Odio il cinema. E il sabato a Cuernavaca? Odio anche Cuernavaca. E il casino di Acapulco? In quel momento... odiavo anche Acapulco. E Tizio che ha perso tanto e tanto, a lei che gliene pare, a lei, a lei, a lei, e il presidente, il ministro e l'opera. Odio l'opera. E il cashmere inglese, Don Pedro, i regali di Natale, i cavoli loro, E quel veleno, dal colore così simile al cognac.
Se non dormo 8 ore, sono una donna finita! Ma quella là è morta, là. Ma vaga a finire in televisione, insomma che canale? È strana, perché un po' è strana, no? È anche una persona che se c'è da buttarsi in un fiume si butta, non per gli altri, non per gli altri, però si butta nel fiume. Ma lei è sicura che ha fatto quello che mi ha detto che ha fatto? Perché mi sembra così strano. E ma non è che mi vuole far andare in televisione a parlarne male? E comunque, detto tra noi, se ha fatto quello che ha fatto, aveva i suoi buoni motivi. Uscivamo sempre insieme e andavamo sempre a cena insieme. Io con il mio Renato e lei con il suo ermanno. Ma Renato, aspetti che chiamo Renato. Renato, vieni che c'è la signorina della TV. Vieni. Renato, guarda un po', saluta. Renato, ciao. Gli studi scientifici eseguiti dall'Istituto Santa Libera Desiderio di Monastero ha analizzato gli scodellamenti dei polentoni degli ultimi decenni, scoprendo un particolare enzima, chiamato Pulent 19, presente nella farina di mais proveniente dal mulino di Bistagno. A causa dell'annullamento del polentonissimo 2020 che si sarebbe dovuto svolgere l'8 marzo, per un'incredibile congiunzione astrale, l'enzima sarebbe stato trasportato da un pipistrello che lo avrebbe liberato nell'aria, colpendo le 12 ignare donne. Sono sicura che rideva di me. Rideva per quello che stavo sopportando. Era troppo! E passava e ripassava il trapano sul nervo. E io gli stringevo il ginocchio. E lui mi passava il gomito sul seno. E lo faceva apposta. Nessuno può togliermi quest'idea dalla testa. E mi prendeva anche in giro. Signora, questo lo sopporterebbe anche un bambino. Ma a voi, hanno mai passato quelle rotelle del diavolo sul dente cariato? Bene, allora dovreste ringraziarmi. Forse stressi troppo. Non sono responsabile del fatto che avesse la mascherina e che si fosse messo così a portata di... Forse strinsi troppo. Soffocò in un attimo. Così sicuro di sé. E così felice. Pazzi completi, signora. Sono dei pazzi che... Guardi, mi lascia andare perché io una cosa così non ne voglio neanche parlare. Guardi, lascio. Tanti qua sono tutti pazzi, signora. Ah, le grotte sarei con la moglie, con spassaggio a quell'unità. L'ampezza io n'ia, sai, dovevo arrangiare la macchina, ma portato la macchina, insieme con la macchina io trovavo un po' tutto. Guarda, non venirmi a fare, a pestare tutto l'orto, io non l'ho conosciuto. Che mi ha già rotto un peperone. La scena prova, ma tu... A mescolare il caffè latte con il cucchiaino. Il liquido arrivava fino all'orlo, sollevato dall'azione violenta dell'utensile in alluminio. Il bar era scadente, il bicchiere era ordinario e il cucchiaino opaco e consumato dall'uso. Si sentiva il rumore del metallo contro il vetro e il caffè latte girava e rigirava con un gorgo nel mezzo, un maelstrom. Io ero seduta di fronte. Il bar era molto affollato. L'uomo girava e rigirava, immobile e sorridente, e mi guardava. Lo guardai in maniera tale che si sentì in obbligo di giustificarsi. Lo zucchero non si è ancora sciolto. Per dimostrarmelo, diede qualche colpetto sul fondo del bicchiere. Subito, con rinnovata energia, riprese a mescolare metodicamente il beveraggio. Gira e rigira, e il rumore del metallo contro il vetro.
gira e rigira, gira e rigira, di seguito, senza posa, eternamente, gira e rigira, gira e rigira, gira e rigira. Mi guardò sorridente. Fu allora che strassi la pistola e sparai. Beh, certamente in 40 anni di onorato servizio nell'arma dei carabinieri non ho mai assistito a un evento simile. 12 omicidi, tutti ad opera di donne, tutti in uno stesso paese e tutti a brevissimo intervallo di tempo l'uno dall'altro. È veramente una cosa eccezionale. Certamente poi le caratteristiche di questi omicidi, l'efferato modus operandi con cui sono stati perpetrati, il fatto che siano stati consumati tutte da donne quasi in preda a raptus omicidi, costituiranno certamente, insieme al fatto non irrilevante che siano stati poi consumati per futili motivi, dicevo, costituiranno certamente pesanti implicazioni, avranno pesanti implicazioni sulla quantificazione delle pene a carico di queste donne, ancorché ree confesse. Però non c'è dubbio che la giustizia reclama una giusta severità nei confronti di queste moderne erinni. Scena prova ma tolta. Io e mia figlia ci occupiamo di toilettatura per i cani. Quel giorno ero il turno di Cici, un cliente che non vuole mai lasciare il suo cane, nemmeno un secondo. Il bagno. Lavala bene sotto la pancia. Attenta che l'acqua non sia troppo calda. Non usare troppo shampoo. Vero Benji che ti fa bruciare gli occhi? Mi raccomando, alla fine risciacquala bene. Iniziavo ad nervosirmi. Asciugatura. Attenta, Gabriella, l'aria è troppo calda. Non avvicinarti troppo con il phon. Così li bruci le orecchie. Non spazzolare troppo forte. Vero Benji che ti fa male? Il mio nervoso aumentava. Tosatura. Dai Benji, vieni con me, ti tengo io, non avere paura. Attenta, così taglia le orecchie. Ma stai attenta, così rovini il pelo. Ma non così, stai tagliando troppo corto. Non lo faccio. C'ho più! Per fortuna ho quasi finito! Ma miei forbici! Dove sono? Ma dove sono finite? Ah! Eccole! Proprio dove devono essere, nella sua gola. No, Benji, non devi ringraziarmi. Non mi chiedete niente, eh? Io non voglio essere ripresa da quei brutti sciacalli maledetti. Vi denuncio tutti, fuori da qui è proprietà privata, non mi riprendete. Luciano... Guardate, avete chiesto proprio la persona sbagliata perché io non ho parole, sono scioccata da questa notizia.
Io e la mia famiglia non ci vogliamo credere. Una persona che comunque passava in paese, aveva sempre una parola buona per tutti, un sorriso, è riuscita a fare una cosa del genere. Noi siamo veramente increduli. Ma io faccio l'idraulico, mi ha chiamato perfino per cambiare una scarpiera. Io sono qua, devo montare la doccia. Cosa devo fare? Ucciso perché al posto di mangiare ruminava. Je l'ai tué parce qu'à la place de manger il ruminait. À la place de manger il ruminait. Io so tutto, ma non parlo. Parlerò a tempo debito e informerò le autorità di paese. Tanto normale non è mai stata. Pensi che i suoi genitori da piccola volevano venderla al circo, quindi, cioè, poi adesso di cosa è successo assolutamente non voglio parlare, però proprio normale non era. Una scena prova ma tutta. Le donne, per precauzione, sono state isolate in quarantena dal resto del paese e dalle loro famiglie in attesa di esiti più chiari. La popolazione è incredula e c'è molta preoccupazione per un possibile allargarsi dell'epidemia di Poulant 19. Le autorità hanno imposto il lockdown per tutta la popolazione con l'obiettivo di arginare il focolaio. Era un sabato pomeriggio e come ogni sabato pomeriggio andai a casa dell'amica Giulia. Non avevo ancora tolto la giacca che inizia a parlarmi di Antonio, il ragazzo di cui è innamorata. Il problema? Lui non se le frega proprio. Si capisce che non le frega niente. Solo che lei non lo vuole proprio capire. Parla sempre di lui. È fissata con lui. Io non ce la faccio più. Io le voglio bene, sono sua amica, così cerca di consolarla. Anche se è una cosa che dopo un po' mi stufa veramente. Così cambiai discorso e mi confidai parlandole dei miei problemi. Per esempio di mio padre, con cui non ho un rapporto. E lei? Niente, zitta, muta. Come se nulla fosse, ripresa a parlare di Antonio. Ma sì, dai, Cla, chi se ne frega di tuo padre? Tanto non ci parli manco. Però aiutami, ti prego, a risolvere il mio problema, che è più importante del tuo. Ah, quindi mi stai dicendo che il mio problema è meno importante del tuo perché uno stupido ragazzo non ti vuole? Vabbè, ok. Ma sì, dai, Cla, per favore, cosa posso fare con Antonio? Come posso fare a innamorare di me? Giulia, io ti capisco, ma devi fartene una ragione. Almeno tu hai una famiglia e degli amici che ti vogliono bene. A me a scuola mi chiamano Macedonia. Ma sì, dai, Cla, che sarà mai? Ti prego, aiutami, ti prego, cosa posso fare con Antonio? È stato più forte di me. Avvolsi la sua faccia nel cuscino del suo letto e smise di respirare e di parlare di Antonio. Era così una brava ragazza, un po' strana, eh? Ogni tanto buttava per terra i bicchieri, i tovaglioli. Però tutto bene, tutto normale. Oddio, cosa succede in questo mondo? Era una giornata di primavera splendida. Un bel sole caldo, l'aria frizzantina, gli uccellini allegri che canticchiavano. Sì, i bambini, che noi genitori eravamo spensierati. Ma qualcuno ruppe quella bella armonia. Il signor Crapanzano, così si chiamava. Povero caro,
Era al parco giochi con suo figlio e lo riprendeva per ogni minima cosa. Liberio, ho detto di non correre! Liberio, guarda che sudi e ti ammali delle no! Liberio, non toccare tutto quello che ci interra! Liberio! È inutile che stai lì a frignare, alzati che non ti sei fatto niente, su! Povero caro, già in quel preciso istante si poteva vedere la tragedia che gli correva incontro. Liberio, non ti compro nessun gelato ed è inutile che frigni come una femminuccia! Vuoi diventare un bambino cicciottello e viziato come Pietro? Pietro? Pietro è mio figlio. Povero caro. Proprio in quell'istante di distrazione spinsi con troppa veemenza l'altalena e lo colpì accidentalmente alla testa. Quanto sangue. Povero caro. Continuava a gridare dalla sua pozzetta di sangue. Chiama il 112, il 118! Caro, forse non se ne è accorto, ma io sono una femmina e i numeri a tre cifre mi confondono. E poi dico, non hai visto che ora è? La gente sta mangiando, non si sta a chiamare al telefono, si disturba. Ho dovuto lasciarlo lì. Dovevo preservare lo stato psichico dei bambini. Ma soprattutto le mie scarpe bianche appena comprate. Oh, ma non ci mise molto a smettere di gridare. Giusto il tempo di una sigaretta. Beatrice è una ragazza normalissima. Tutte le mattine si alzava a fare pancake con il sale e ci spalmava sopra la cioccolata. Oppure il tiramisù con i savoiardi cucciati nel latte. Con quei leggings pantacollant orribili, tutti glitterati. Una ragazza normale, non me lo sarei mai aspettato da lei. No, io non so niente, non voglio parlare. Ci conosciamo da una vita. Eravamo ragazzini, ci frequentavamo tantissimo, ma già allora era un po' strana. Parlava con le caprette, le chiamava i miei unicorni. Ultimamente poi sembrava un po' peggiorata, la vedevi in giro con questi capelli viola, rosa, multicolore. Sembrava tipo una scheggia impazzita. Certo che non ci saremmo mai aspettati qua nessuno che arrivasse a questo punto, però. Ma era scena prova, ma tutta. Lo ammazzai perché mi doleva la testa. E lui continuò a parlare, senza fermarsi un attimo, quasi gridando di cose di cui non mi importava un cavolo. Diciamo la verità, anche se mi fosse importato sarebbe stato lo stesso. Prima guardai l'orologio ben 6 volte, ostentatamente. Non ci fece caso. Io credo che questa sia un'attenuante di cui dovrebbero tenere considerazione. Non so chi era, mi dispiace comunque, perché comunque quando si ammazza qualcuno è sempre qualcosa che ti segna. Sì, veniva qualche volta in negozio, vero? Sì, una tipo un po' particolare, un po' strana, prendeva dei psyche bomb, qualcosa del genere, molto particolare. Ma io non ne so molto, però alcune si vedeva che erano strane. Thank you.
molto impegnato. La mia vita è piena di appuntamenti importanti. Sono molto organizzata e tutto deve funzionare alla perfezione per far sì che le cose fondamentali siano al primo posto. Ad esempio, ogni giorno alle 14 c'è Beautiful, la mia telenovela preferita. E niente potrebbe impedirmi di vedere la puntata dall'inizio alla fine. Invece quel giorno suonò il campanello. Dlin-dlon! 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 Ok, arrivo! Ma chi può essere a quest'ora? Sull'uscio c'era un tizio tutto ben pettinato e sorridente con una valigia in mano. Anzi, uno scatolone con una maniglia che voleva vendermi un rompisbatti uova. Un rompi sbatti uova. Ma guardi che bello questo rompi sbatti uova. Ma guardi come funziona questo rompi sbatti uova. No, guardi, non mi interessa. La ringrazio, ma non mi interessa. Ma costa poco ed è molto utile questo rompi sbatti uova. Le ho detto che non mi interessa. Grazie. E lui insisteva. Le ho detto che non mi interessa. Grazie. Salutai cortesemente e chiusi la porta. Dopo un attimo, dlin-dlon, dlin-dlon, non toglieva il dito dal campanello. Intanto alla televisione, il mio telefilm preferito, il protagonista, quello fighissimo, stava per dare un bacio a... Chi è che stava per baciare? Non lo so, mi ha interrotto nel momento più importante. Che cosa vuole ancora? Oh mio caro signore, ma non potrò fare meno di questo rompi sbatti uova. Le sue amiche hanno già comprato questo rompi sbatti uova. Ma cosa ne sa lei di chi sono le mie amiche? E in questo momento loro, a differenza mia, stanno guardando Beautiful e sanno anche chi è che si è baciato. Ma vorrò mica mettere l'opportunità di acquistare questo importante elettrodomestico con la puntata di uno stupido telefilm. Stupido? Stupido! E rideva. Ma cosa ride? Ma quali problemi potrà mai risolvermi il suo rompi sbatti uova? E poi io adesso ho cose più importanti da fare. Poverino, ci rimase male dalla mia reazione. In fondo stava solo facendo il suo lavoro. Allora gli sorrisi, lo feci accomodare in casa, gli offrì un tè. Andai a prendere la doppietta nella fucile di mio marito e risolsi il problema. Non potevo mica perdermi l'ultima puntata di Beautiful. Sono molto, molto, molto preoccupato. Già prima non mi sembravano tanto a posto, ma adesso, con quello che mi hanno raccontato, io non so cosa succederà. Thank you.
cominciò a mescolare il caffè latte con il cucchiaino. Il liquido arrivava fino all'orlo, sollevato dall'azione violenta dell'utensile in alluminio. Manca un pezzo. Scambiandosi battute, confondendo i discorsi. No, era venuto molto meglio prima. Sì. Provate da tenere in considerazione. Poi fate voi. No. Guarda che metto un'ansia. È incredibile. Vai. Quell'uomo era un porco, puzzava. Davvero ricordo più. Eravamo al parco giochi in una giornata di sole splendida. Un bel tempo. Farsene andare! No. L'ho ucciso perché al posto di ruminare, di mangiare. Paola! Silenzio! L'abbiamo persa. Ce la siamo giocata, Paola. Cominciamo. Ok, vai! Scusa. Sono arrivati più o meno puntuali. Liberio, non correre! Guarda che se cadi e ti inciamma baffa. Stavamo pigiati come delle sardine e quell'uomo era un porco. Era impossibile sopportarlo. No, no, Ele, scusa. Lui. Io non ce la faccio più. Sono sua amica, così cerca di consolarla. Anche se una cosa... Il liquido arrivava fino al divano. ti mette ansia. Ma no, ho fatto finta. Salmi alle 7. Oh, ho dimenticato il pezzo. Azione! Guardate il pozzo, puntate il pozzo. Puntatelo, via. Troppo spazio, che è? Letto della camicia nera. E la nuca, no, mi sono dimenticata le ascelle. La buona educazione, innanzitutto. Dai. Sono una... No. Stavamo pigiati come delle sardine e quell'uomo era un porco. Era impossibile. Ma mamma mia! Stop, ferme, guardate in qua. Stop. Verso di me, via. Distanziamenti, stop! Dandosi battute, confondendo i discorsi. Diciamo la verità. Ho sbagliato. Gli uccellini allegri che canticchiavano. Ma vaffanculo. Allora, vediamo come sto già registrando. Cominciò a mescolare il caffè latte con il... Non ce la facevo più, gli... Forse strinsi troppo. Soffocò in un attimo. Così sicuro di sé. E così felice. Ok, ho finito. Ok.